Nella Sicilia dei beni culturali perduti, dimenticati o semplicemente poco valorizzati, l'ultimo paradosso riguarda la cattedrale di Caltabellotta nell'Agrigentino. Eccola qui, un'azienda milanese si è offerta di restaurarla gratis con le nanotecnologie, ma la risposta è stata no, grazie. Tanti siciliani hanno aperto le braccia al mio arrivo, tranne le istituzioni. Le istituzioni hanno chiuso le porte e sono un po' rammaricata per questo. Sabrina Zuccalà, amministratrice della Forward 360, ha inviato la sua offerta prima al sindaco di Caltabellotta. Da qui un giro di valzer durato più di un mese tra assessorato, diocesi, soprintendenza di Agrigento, fino a quando proprio la curia ha emesso il verdetto. Questo intervento non serve, almeno non adesso, ha affermato il direttore dell'ufficio diocesiano Beni Culturali al quotidiano Repubblica. Ma cosa voleva fare l'azienda milanese? Restaurare con materiali bio a base d'acqua la facciata della cattedrale. Per evitare che la superficie venisse mangiata, consumata, erosa dal tempo, dalle intemperie. Per la curia era come dare un'aspirina a qualcuno che non è malato. Chissà, resta l'ombra di un'occasione perduta anche per le nuove opportunità di lavoro legate alle nanotecnologie. Forward è ancora disponibile per fare un trattamento in Sicilia. Ora facciamo le selezioni della città che più se lo merita.